quando un giornalista incontra i grandi personaggi del nostro tempo. Questa settimana Emilio Fede intervista Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Le grandi interviste di Emilio Fede, stasera alle 22.40 su Rete 4. Sentiamo da Raffaella Chicio che era con noi. Il signor Pietro Corrado. Signor Pietro. Buonasera. Buonasera, attenzione, guardiamo l'oggetto invito. Apriti, Sesame. Una radiosveglia digitale con registratore a cassetta incorporato e una batteria di sicurezza per assicurare il servizio sveglia anche in assenza di elettricità. Pietro. 200. 170! 160! 165! Allora, il prezzo giusto è 169.000 lire, vince Luigina. Prego, Luigina. Buonasera, ben arrivata. Ciao. Allora, un attimo che dobbiamo salutare i nostri concorrenti. Purtroppo non hanno potuto giocare, mi dispiace, come tutte le sere. Salutiamo la signora Vita. Allora, da dove viene? Vengo da Bollate. Da Bollate, vicino a Milano, provincia, no? Di Milano, sì, sì, sì. Bene, tutto bene? Sì, grazie, saluto il mio ragazzo che è a casa, mia sorella. È vero che lei si è fidanzata a 13 anni? Sì. Beh, brava, ha perso tempo, eh? Magnifico. Ciao, Vita! Grazie, ciao. Salutiamo la signora Maria Elisa, giusto il suo nome? Sì, Maria Elisa. Sì. Maria Elisa, sì. Bene. Da dove viene lei? Vengo da Bergamo, sono un'ammiratrice di Sandra Mondaini, sono una sosia. Ho qui anche scusi, no, mia... ma io dato che non ci vedo, adesso mi avvicino. Uguale! Nell'occhiale! È vero, vero. Lei lì è truccata. Faccia vedere la telecamera. Faccia vedere. Faccia vedere. Lei, questa è lei vestita, truccata da Sandra Mondaini. E lì. No, a parte gli scherzi, assomiglia. Poi, dica lei, signor Stili, te lo dico. Devo dire, non volevo. Dica sì. La verità, signora. Chi ha curato il suo look? Dica, chi è stato a trasformarla in Sandra Mondaini? Lei. Vede, signora Zanicchi? Ah, bravo, complimenti, complimenti. Vede? Grazie. No, io non dubito delle sue capacità. Grazie, grazie signora, no, arrivederci. Sono... E mi dispiace. A volte, non voglio sembrare vanitoso, ma ho fatto di questi... Lui, per esempio, adesso è una via di mezzo, sto cercando di farlo diventare Raimondo Vianello, ma... Comunque, signor Pietro... mi dispiace perché appena arrivato non ha avuto nessuna opportunità di poter giocare e lui viene da Cosenza, per cui ha affrontato un viaggio lunghissimo, eh? Mi dispiace. È un gioco. Grazie, veramente, buon ritorno a casa, buon rientro. Arrivederci. Allora, signora Luigina, lei viene invece da? Torino. E da Torino. No, guardi, vada. No, perché stava arrivando lo stilista, va. Perché da Torino si emoziona subito. Che cosa fa di bello? Lavoro, sono una commessa in un supermercato e lavoro volentieri, nonostante tutto. Nonostante tutto, dice tutto. Beh, comunque, voglio dire, di prezzi se ne intende, perché lei lavora in commessa in un... più abbigliamento, forse? No, in alimentari. Alimentari. Qui è a casa sua. È a casa sua, qui saprà tutto. Andiamo a vedere che cosa giochiamo? A quale gioco? Guarda se lo sa, manco. Io so, per esempio, i miei colleghi hanno 4-5 persone che suggeriscono. Io faccio apposta, io lo so che occhio al prezzo, ma non c'è un... Che gioco giochiamo? Grazie. Noi contavamo sulla sua memoria. Prego.